paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. Ciao a tutti, amici di On Air. Sembra di rivivere le pagine di Romanzo Criminale del giudice De Cataldo, e invece è la pura realtà. Nei giorni scorsi, con una maxi retata, i ROS di Roma hanno scoperchiato e inflitto un duro colpo alla cupola mafiosa della capitale. Sono finiti in manette 37 persone, tra cui Massimo Carminati, ex terrorista dei NAR, che aveva ispirato il personaggio del Nero nel celebre Romanzo Criminale. Oltre 100 sono invece le persone indagate nell'indagine Mondo di Mezzo, che mira allo smantellamento di una delle organizzazioni criminali più grandi e pericolose d'Italia, perché fortemente radicata nel territorio e soprattutto con stretti legami con la politica della capitale, cuore pulsante delle istituzioni del nostro paese. La cosca avrebbe negli anni messo le mani su appalti, traffici di vario genere e persino sulla realtà imprenditoriale più chic di Roma, tra cui i locali in zona Ponte Milvio, grazie anche alle alleanze strette con il camorrista Michele Senese e con la batteria di Ponte Milvio, che gestiva gli affari in loco tramite coercizione, tangenti e violenze di ogni genere. La cosa che più sconvolge però è lo stretto telaio che l'organizzazione reggeva con i pezzi grossi della politica locale. È stato infatti indagato Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, e sono finiti in manette l'ex amministratore dell'ente EUR, Riccardo Mancini, da sempre braccio destro di Alemanno, e quello dell'AMA, Franco Panzironi. I due avrebbero dato infatti un contributo fondamentale alla banda per le gare di appalti. Che la mafia non sia più ormai un fenomeno solo del mezzogiorno non sorprende ormai nessuno, ma il fatto che perfino le più alte cariche istituzionali siano coinvolte in loschi affari mafiosi nella capitale, che dovrebbe essere un luogo sacro in cui si decide il futuro del paese, dovrebbe finalmente fare luce su quale sia la reale condizione del nostro paese. Se cominciassimo ad agire adesso, potrebbe essere già troppo tardi. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes I've made a few.